giorno al CES fanno il proprio debutto i nuovi prodotti della gamma notebook di Samsung. In particolare qua siamo di fronte alla serie 5, sono gli ultrabook della nostra gamma che si articolano su due modelli, un 14 pollici e un 13 pollici, ultra sottili, ultra leggeri. Faccio vedere quella che è la dotazione delle interfacce. Abbiamo su questo lato l'HDMI, RS232, due prese USB, sull'altro lato anche l'altra presa USB e il slot per il memory card. Questa è la parte inferiore. All'interno del modello 14 pollici abbiamo inserito anche un masterizzatore che risulta estremamente comodo quando si vogliono salvare i propri dati direttamente su un disco, anche se lo spazio veramente non è un problema per i notebook della serie 5, perché vengono forniti con un hard disk da 500 giga in dotazione. Nel modello da 14 pollici possiamo arrivare addirittura ad un terabyte di spazio, c'è una grandissima riserva di capacità. Quello che caratterizza questi prodotti è un'estrema versatilità, schermi ultra luminosi, molto più luminosi degli schermi tradizionalmente in uso, l'adozione della tecnologia Express Cache che permette di essere immediatamente operativi, bastano pochi secondi per attivare il notebook sia dalla posizione di standby che dalla posizione pronto, soltanto 2 secondi dallo standby e 20 secondi addirittura per l'accensione dalla posizione. Decisamente un prodotto molto interessante che strizza l'occhio sia ad un utente consumer che ad un utente professionale, senza dimenticare il fatto che nella versione da 13 pollici la compattezza del prodotto lo rende ulteriormente pratico e versatile per un pieno utilizzo in mobilità. Gli ultrabook della serie 5 saranno disponibili sia nella versione da 13 che nella versione da 14 pollici a partire dal mese di febbraio, con un prezzo suggerito al pubblico a partire da 799 euro IVA inclusa.